Allora, ben trovati. Vedi, sembra di star lì. Sembra normale. Sono bravi, guarda. Complimenti. L'audiofonia. Quindi, buona giornata, buon mattina. Grazie, signor Vice Sindaco, di essere qua. Grazie, Francesco. Non so, la cosa più importante che sento in questo momento è la gratificazione di tanto tempo con la certezza che una cosa indelebile ad un produttore di vino, e non scelto ovviamente a caso, poteva essere nella nostra città una statica effigie della sua presenza in questa nostra vita. Edoardo Valentini è stato un compagno di cordata, e un compagno di cordata nella comunicazione del vino significa un'altra cosa che produrre vino. Roma è la capitale della cultura del vino, signor Vice Sindaco, è la capitale della cultura del vino ormai da tantissimi anni. Ci siamo scomposti in tante parti d'Italia e del mondo in questi anni, ma Roma è rimasto il gruppo fondamentale dove migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi si accostano ai corsi per sommelier per diventare bravi nella cultura del vino. Perché, signor Vice Sindaco, la cultura del vino è alla pari della cultura della storia del nostro paese, quindi del Colosseo compreso. Cioè, se noi esaltiamo tutto il valore del Colosseo, dobbiamo esaltare alla pari il valore del basilico, del pomodoro, del vino. Perché è la stessa cosa, e non saremmo qui oggi a parlare di vino insieme a Edoardo se non fosse così, se non fosse un fatto culturale, un fatto importante, un fatto che ci accomuna tutto il mondo, e quindi come cittadino del mondo il vino è cultura del mondo, non soltanto italiana. Se poi l'Italia, dobbiamo dirgli viva l'Italia, gliela diciamo pure e applaudiamo anche al lavoro italiano, ma la cultura è talmente importante che ha varcato le soglie del paese Italia, ed è la cosa che noi studiamo e che facciamo, e per questo ci sentiamo capitale, parte della capitale del nostro paese. Ci sentiamo di questo, e per questa ragione abbiamo voluto nella nostra città una rappresentazione importante di qualità, sia dal punto di vista del cuore, della capacità della mente, e della capacità poi di farlo un grande vino. Lo abbiamo trovato qui vicino a noi, in Abruzzo. Lo abbiamo trovato, l'abbiamo amato e amiamo ancora oggi la loro famiglia. Per questo chiedo proprio a questa riqualificazione che in questo momento si è fatta di questo luogo, chiedo a questo luogo, e ringrazio veramente Luca Bergamo per aver accolto il mio invito e soprattutto per aver compreso quanto importante potrebbe essere per la sua città e per la nostra città questo momento oggi. Grazie Luca, grazie amico caro. E grazie soprattutto, e spero che tu possa continuare a fare delle cose grandi che già fai, e soprattutto perché è il tuo assessorato che ha dato l'ok oggi a star qua.